Tu devi sapere che mia moglie non ama dolci, però da quando ci siamo conosciuti, nel lontano 64, adora le torte di mele. Eccola là. La torta di mele mi piace tanto e soprattutto quando è piena zeppa di mele. Che tipo di torta di mele hai scelto per oggi, Gino? Allora, è una torta con una particolare base di frolla sablé. È una farcitura di composta di mele. È decorata bene con mele tagliate a fettine e in superficie è finita con una confettura di albicocche aromatizzata ai chiodi di garofano. Prima mettiamo 450 g di burro tagliato a cubetti da 5 mm per 5x5. Subito dopo mettiamo la farina, che è 700 g, con il lievito chimico, 4,5 g di lievito. Lo mescoliamo, poi lo mettiamo in planetaria e la facciamo girare. La aumentiamo pian piano. Intanto mettiamo 3 g di sale e 60 g di albume e 2 baccelli di vaniglia. Lo show cooking del maestro ti fa sentire onorato di essere qui in questo momento. Come diceva mia nonna, si guarda e non si tocca. In questo momento è la stessa cosa, devi guardare, non toccare e assimilare. Il burro deve coprire totalmente la farina, non la farina e il burro. Ecco, adesso va bene. Mettiamo i 180 g di zucchero, il sale, la vaniglia e l'albume. Ok. Ora la facciamo lavorare, basta poco. È quasi pronta. Sablé speciale, si vedono gli occhi a stella? C'ho di fronte l'ingegno che ha lavorato per anni con questo tipo di preparazione, per cui fa un certo effetto. Ecco l'impasto. Eccola. Metà di questo composto adesso va in sac à poche e vi servirà per la decorazione. L'altra metà dovete stenderla con 5 mm da 2 fogli da carta da forno e poi va immediatamente messa un attimo in abbattitore per avere l'uniformità e poterla utilizzare. Io ho finito. Vederlo fare la frolla da vicino, alto livello. Capisce anche poi a livello di manualità, le tempistiche e tutto il resto appresso. Adesso è il momento di congedare i giudici perché loro non possono vedervi cucinare. Ci vediamo a torte di mele sfornate. Buon lavoro. Per preparare questa meravigliosa torta di mele avete 130 minuti. 3, 2, 1, dolci in forno! Bella! Io ero preoccupata del fatto che la mia era una delle più basse, pensavo fosse un difetto, invece scoperchiano, doveva essere così. Prima torta. Eugenio, cosa dici? La torta è eccessivamente spessa, perciò avrà un po' di problemi di cottura. La trovo un po' sbilanciata questa torta di mela rispetto all'originale, ma l'errore più grande secondo me è proprio sul bordo. È stato fatto molto molto spesso, questo è un errore gravissimo. Le mele sono tagliate un pochino troppo spesse, ragazzi. Devono essere molto sottili, così almeno hanno la stessa consistenza e quando si vanno a mangiare diventano quasi cremose, no? Insomma. Per me c'è troppa albicocca sopra, copre praticamente le mele. Andiamo alla seconda. Simile alla prima, anche qui il cornicione molto spesso. Però sembra un po' più cotta. Ora la proviamo. Allora, il sablé, se fosse stato cotto e fosse stato leggermente più basso, sarebbe stato molto, molto buono. La parte aromatica, qua si sente appena, appena, appena. La confettura di albicocca è anche buona, ma è troppo spessa. Deve essere più fluida quando dobbiamo glassare una torta. Andiamo alla terza. Un po' bianchina questa. Il cornicione completamente crudo. È veramente cruda. Forse oggi hanno sottovalutato questa semplice ricetta. Io vi avverto, sarà sempre più difficile andare avanti. Purtroppo una torta così semplice, se la frolla non è fragrante, ben cotta, rovina tutto. Prima prova è andata bene, seconda prova è andata male, terza prova sarà l'ago della bilancia. Andiamo alla quarta. C'è la giusta proporzione di pasta frolla sul lato della torta. Qui iniziamo ad avvicinarci all'originale. Quello che mi piace è che la composta di mele è stata frullata grossolanamente come c'era scritto sulla ricetta. E poi la frolla sablé, steso bene, anche il cornicione è molto
meno spesso degli altri. Lo sapevo perché ho fatto un bel lavoro, mi ero impegnato in questa prova, ero deciso, dai. L'unico difetto che ho trovato è che le mele non sono cotte. Chi l'ha fatta non ha messo sufficiente zucchero in superficie. Dovete capire che ogni grammo di zucchero toglie 5 grammi d'acqua. Perciò se toglie l'acqua è più facile cuocere la mela. Andiamo alla quinta, molto più elegante degli altri. A vederla è la più bellina. Vediamo il taglio. È vuota. Manca un pochino di purea. Male, male. È come scattare un regalo, ma quando poi tagli dentro non c'è niente. La composta è poca, però non è male. Purtroppo, nella parte che ho assaggiato io, la frolla è rimasta cruda. Peccato. Per questa puntata il grembiule blu se ne andrà. Andiamo alla sesta. Come vi sembra? Non c'è bisogno che la taglia per capire che è cruda. Cioè, lo vedo da solo. Secondo me la cotta al sole. Questa ha preso paura e non si è cotta. È rimasta pallida. In bocca è proprio completamente cruda. Questa 20 minuti in più in forno, almeno. È buona l'acidità della confettura, però è piena di difetti. La pasta frolla saplé, anche se crudo, ha un buon aroma, ma il resto no, mi dispiace.